God is on my mind. Olé. And as I am in my mind, senti, com'era quella del... Dai, tanto ti piace, dai. A te piace, loro si divertono, cosa vuoi? Signori, avete voglia di un altro pezzo? Potete avvicinarvi un po', che stiamo troppo lontani. A me questa... Noi dobbiamo stare vicini, vicini. Allora, organizzo un attimo, abbiate pazienza. Venite qua, per favore. Avanti, su. Lì. Dice, ma io colpo gli altri, se ne fotte. Non si preoccupi. Prego, prego, venga, venga. Lei è dalla Sardegna, di dov'è? Puglia, può stare, non si preoccupi. Potete stare. Oh. Allora, ricominciamo. Che faccio? Quella di quelli che giocano. Quelli che giocano, la nazionale. Bellissimo. Cosa ha detto? Sì, è detta, ma è detta bene. Storia che merita la vostra attenzione e dovete stare molto abbracciare, ma non posso interagire con le mie visioni, sennò con le ragazze della pallavolo non me ne stavo con le mani in mano. Posso solo guardare e ascoltare mio padre che mi dice ci sono treni che non si possono perdere. Ma quali sono? Vabbè, quali sono? Ma non posso far domande. Poi se n'è già andato. Quali sono? Quello della pallavolo? Ormai è passato. Quello della memoria? A ricordarsi. Quello del futuro? Quello del futuro. Mio figlio vive a Roma e sotto casa sua passa la ferrovia e treni anche la notte. Per passare il treno del sole nascente. Beh, quello proprio non si può perdere. Su quello ci devono salire i nostri figli e le mogli che ce li hanno dati. E tutti coloro hanno ancora una storia da ascoltare. Potrei salirci anch'io. Chiedo un favore solo, che insieme a me possa salire la nazionale femminile di pallavolo. Rocco Papale, non fraintendetemi, non fraintendetemi, amo lo sport.